Questo documento è il nuovo piano sociosanitario della Regione Siciliana e definisce il piano delle azioni, i servizi sociosanitari e il sistema unico di accreditamento per l'erogazione dei servizi su tutto il territorio regionale. È stato approvato con decreto dell'assessore alla salute e alla famiglia il 31 luglio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto del 2017. Questo video è una guida alla lettura delle azioni più significative del piano. I destinatari del documento di questo piano sono innanzitutto i cittadini che dovranno fruire dei servizi previsti, poi i funzionari dirigenti dei due assessorati che dovranno costituire un servizio unico. Le aziende sanitarie, gli enti locali, le cooperative, tutti gli enti privati e enti morali che erogano servizi sociosanitari nella regione siciliana. Io lo presento questo piano in quanto ho fatto parte del gruppo di lavoro che ha elaborato e scritto questo documento. È stato un gruppo numeroso che nel tempo ha lavorato ed ero stato nominato a suo tempo dall'assessore Borsellino, poi ho continuato a collaborare con l'assessore alla sanità. Il documento è in formato digitale, lo potete scaricare dal video dal sito raffaellebarone.com, così come ho preparato delle slide per semplificare la lettura del documento. Quindi invito anche i colleghi che hanno lavorato all'assessore di questo documento e tutti quelli interessati allo sviluppo dei servizi sociosanitari in Sicilia a divulgare questo documento. Noi questa presentazione abbiamo presentato in 12 punti. Il primo punto nasce perché questo piano sociosanitario? Questo piano sociosanitario nasce intanto da un obbligo di legge, dall'articolo 10 della finanziaria regionale e soprattutto dall'attuazione dei LEA, in maniera tale che in tutto il territorio regionale la Sicilia si adegua ai livelli a erogare servizi che si chiamano livelli essenziali di assistenza, in maniera tale che i cittadini di Catania hanno le stesse opportunità dei cittadini di Milano, i cittadini di Trapani hanno le stesse opportunità dei cittadini di Novara. Le applicazioni quali sono? Le applicazioni, intanto, c'è stata una scelta del gruppo di lavoro importante, non si è lavorato per le strutture, ma si è lavorato individuando i destinatari. Quindi chi sono i destinatari? Sono i disabili, gli anziani, non autosufficienti, o affetti da patologie croniche degenerative, gli utenti della salute mentale, le dipendenze da sostanze e no. La costituzione di un fondo unico. Per tanti anni fino adesso abbiamo due filoni di finanziamento che creano discontinuità nell'erogazione dei servizi. Questo documento definisce l'obbligo di creare un fondo unico sociosanitario perché i bisogni di salute dei cittadini sono di salute ma anche sociali e definisce anche le quote di partecipazione finanziaria. Quindi definisce, c'è una tabella che troverete a pagina 7, quali sono, qual è il contributo del sistema sanitario nazionale, qual è il fondo che deve mettere l'ente locale e qual è l'eventuale contributo in base al reddito deve contribuire l'utente. Naturalmente questo piano, appunto 4, lo definiamo, definisce una nuova governance, cioè un nuovo sistema di organizzazione, sia a livello regionale, in cui i due assessorati non solo devono poter coinvolgere anche l'assessorato al lavoro, l'assessorato alla programmazione, i fondi europei, quindi come dice, una concertazione, un unico ufficio regionale, ma soprattutto a livello locale. A livello locale si deve creare un ufficio, un servizio unico di integrazione sociosanitario per garantire continuità di assistenza. Lo trovate questo più specificato alla pagina 8. C'è stata una scelta molto importante perché questo piano è molto complesso, capite che riguarda tutto l'arco dei servizi sociosanitari. Allora si è pensato di individuare in una prima fase sperimentale due azioni pilota che possono cominciare ad applicare immediatamente il piano nella regione siciliana. Si sono individuate due linee.
linea l'azione della salute mentale e l'azione degli anziani non autosufficienti, in particolare l'ADI, cioè l'assistenza domiciliare integrata. Perché queste due aree? Primo, perché questi due settori sono quelli meglio normati, meglio regolamentati, perché nel tempo si sono fatte tutta una serie di norme, di definizioni di standard che hanno meglio definito. E poi sono due servizi abbastanza distribuiti nel territorio regionale. Questo lo trovate proprio a pagina 10, che va a specificare qual è la scelta e perché si sono scelte queste azioni pilota che possono partire subito per cominciare ad attuare il piano. Quindi l'azione, per quanto mi riguarda, sono molto contento e orgoglioso che si è scelta la salute mentale. Ho contribuito un po' anche in questo senso, perché abbiamo fatto il piano sanitario, il piano sociosanitario, il piano strategico, abbiamo definito gli standard, quindi è una conseguenza, abbiamo definito i percorsi di cura. Questo va a completare tutta una normativa regionale. E si è definito come linea strategica salute mentale il lavoro, l'inclusione sociale e lavorativa, che sono i servizi che più gradiscono i nostri utenti. Quindi si sono, come dice, attuate, sono state previste delle azioni innovative, quindi il riconoscimento del valore delle fattorie sociali, delle cooperative sociali, dell'agricoltura sociale, delle biofattorie, degli orti sociali, e quindi il collegamento col mondo delle imprese, con la ristorazione, con i mercati. Quindi nel piano troverete, questa pagina 10, a pagina poi 23 e 24, trovate descritto meglio questa azione. Voglio ricordare a tutti che l'inclusione socio-lavorativa, adesso con il decreto dei LEA del 2017, è un LEA, cioè significa è un livello essenziale di assistenza. E lì troverete tutta l'articolazione di come poter realizzare questa azione innovativa. Il punto 7 riguarda un altro assetto strategico che determina un cambiamento. L'integrazione sociosanitaria si dovrà realizzare attraverso l'elaborazione dei piani terapeutici individualizzati. Il cittadino che è portatore di un disagio, di una patologia, ha diritto ad avere un piano personalizzato. E l'integrazione sociosanitaria può avvenire meglio con il finanziamento e con l'attuazione del budget di salute. Cos'è il budget di salute? Il budget di salute è uno strumento che finanzia il piano personalizzato costruito sui bisogni individuali di salute. Cambia radicalmente. Adesso il cittadino si deve adeguare agli standard dell'ospedale, delle comunità, delle strutture. Con il piano sociosanitario invece è il contrario. È l'istituzione che si adegua, che si modella a bisogni individuali di persone. Quindi il singolo cittadino riceve la prestazione specifica per lui. Abbiamo fatto i calcoli che questo sistema costa anche di meno, oltre che essere più efficace. Quindi un vestito su misura, costruito su misura per ogni cittadino. Questo lo trovate a pagina 24, 24 e 27, perché viene descritto bene come si deve operare in questo senso. L'ottavo punto riguarda un assetto importante, che è la residenzialità nella salute mentale in particolare. Quindi viene rinormato, finalmente vengono normati e regolamentati gli standard per i gruppi appartamenti, in maniera che questo sistema che si possa diffondere su tutto il territorio regionale, perché tutte le esperienze che abbiamo fatto noi e le ricerche scientifiche sugli esiti rispetto alla guarigione, alla recovery, dicono che questa residenziale per i pazienti che hanno una cronicità è quello che risponde meglio ai loro bisogni. Quindi, e in più si è meglio potenziato quello che oggi si chiamano comunità alloggio. Vengono introdotte nuove figure professionali, quindi si crea lavoro più professionale, più qualificato. Per esempio, vengono introdotti in queste strutture lo psicologo, psicoterapeuta, vengono introdotti i tecnici di riabilitazione, gli educatori, in maniera tale che si risponde a un deficit che c'è oggi, che queste persone entrano in questo sistema e poi non escono più. Invece deve essere un'occasione riabilitativa, emancipativa, di crescita. Questo, e poi viene definito la figura del case manager. Questo lo trovate da pagina 16 a pagina 23. E appunto 9,
la disabilità per la disabilità. Per la disabilità sono previste tutta una serie di strutture, di servizi, li trovate nel documento, ma quello che io voglio più sottolineare, che troverete a pagina 49, 50 e 51, è che abbiamo deciso di rinforzare, valorizzare i progetti della vita indipendente. In alcuni distretti della regione siciliana sono partiti la vita indipendente per l'inclusione sociale, già attivata in alcuni distretti, quindi per favorire le persone che restino nel proprio luogo di origine, che stiano nella propria comunità, che abbiano servizi su misura. Quindi per la disabilità sono previste sia strutture, ma soprattutto è previsto questo, la progettualità della vita indipendente che già si è avviata in alcuni distretti in maniera sperimentale. Per i minori ci sono tutta una serie di azioni che riguardano i minori, in particolare si risponde a un bisogno che oggi c'è, quello di normare le strutture residenziali per i minori, soprattutto gli adolescenti, che hanno bisogno di un trattamento terapeutico riabilitativo, intensivo ed estensivo, perché voglio ricordare che in alcuni casi, anche in diversi casi, questi ragazzi, questi giovani adolescenti vanno fuori dalla Sicilia procurando, come dice, lavoro all'esterno e non valorizzando invece le nostre figure, le nostre professionalità. Questo lo trovate da pagina 52 a pagina 58, quindi c'è abbastanza diffuso. Un'altra azione pilota, lo voglio ricordare, riguarda gli anziani, perché sappiamo che la vita aumenta, gli anziani sono sempre di più, quindi anche qui si fa il focus sull'azione pilota sugli anziani non autosufficienti, sono previsti centri diurni, sono previste strutture residenziali, quindi un forte sollievo alle famiglie, perché ormai gli anziani non autosufficienti sono presenti in moltissime famiglie della nostra regione siciliana, e in più si va a focalizzare l'attenzione sull'assistenza domiciliare integrata per fare in modo che l'anziano possa restare più possibile nel proprio territorio. Infine si riprende il discorso del punto di accesso unico, il PUA. Viene riaffermato il principio che ci deve essere un ufficio regionale e un ufficio locale in ogni distretto per far incontrare la domanda e l'offerta di servizi, per avere una piattaforma digitale in cui il cittadino va in questo ufficio, possa ricevere tutte le informazioni per tutti i bisogni che ha e sapere qual è la lista di tutti i servizi che vengono forniti. Avremo così nell'arco del tempo anche quantificato quali sono i bisogni dei cittadini per riprogrammare meglio i servizi specifici per i nostri cittadini. Quindi il PUA che si realizzerà nel nostro distretto, io propongo, questa è una mia proposta personale che penso può essere di buon senso e di attuazione, si potrebbero avviare i PUA intanto in maniera sperimentale per la salute mentale e per gli anziani non autosufficienti e per l'assistenza domiciliare integrata. Quindi invito tutti a scaricarsi il documento integrale, eventualmente anche a scaricarsi le slide che trovate nel nostro sito, nel sito raffaellebarone.com, per poterlo studiare, e mi auguro che prossimamente si facciano una serie di incontri, seminari, convegni, perché questo documento di grande innovazione, che è in tempo, perché i LEA sono stati pubblicati nel 2017, il nostro nuovo piano sociosanitario, seppur è stato un po' rallentato perché, come c'è stato discusso da tutte le associazioni, è stato abbastanza elaborato a livello regionale, alla fine si è trovato, come dice, una via di attuazione. Quindi spero che questo strumento innovativo mette la Sicilia al passo con tutte le altre regioni, direi con questo piano forse un po' fra le regioni più avanzate italiane. Quindi vi invito a scaricarlo, a scaricare i documenti, le slide, a guardarlo e a guardare bene il nostro sito, dove trovate, oltre a questo documento, anche tutta la filosofia che ci sta dietro, tutta la cultura che in questi anni abbiamo sviluppato nei nostri servizi e le nostre professionalità. E quindi auguro a tutti i cittadini di fare in modo che anche nella nostra Sicilia si possano trovare i servizi che i cittadini meritano di ricevere anche in Sicilia.